mancata. Aiuti, signore, ti voglio bene. Mi piacere, mi piacere. Se c'era una cosa ci sarebbe da fare. Ma voi siete brave persone. Io non ve lo dico nemmeno. Non mi dico niente, Carmelo, aiutaci. Fammici da vita. Carmelo, ti prego, Carmelo, guardami. Facciamo qualsiasi cosa. Sì, Carmelo, chiudiamo l'occhio e facciamo qualsiasi cosa. Tutto. Tutto, Carmelo, dici, me lo dici. Sicuro? Sì. Salvaci. Ve lo dico? Sì. Yes, sir. Aspetta, stai fermando. Oh, se ne chiudrà da volte. Vuoi? Che è possibile? Una persona, Alguna persona, Come si chiude a me cama? Se la c'è una spesa, ma si scema, ma che è? È una pensione. Vuoi? Non ammazzereste una persona? Mio frate, ma ti pare un momento di pazzia, chi se? Stiamo sempre qua, pure un comune! Pensateci bene, perché se voi assolvete, dichiarò la commissione, di paterno, i 100 milioni sono di diritto vostri e tanti saluti dalla famiglia. La braccia in bacio a tutti i pareti, ma se la cantolina è nata. A me, ma tu ci scherzi? Questi miei conoscenti, questa è gente che non scherza, sai? Questa è gente che piglia i cadaveri, gli fa scomparire dentro lo cemento, capisci? Ma non ho capito, Jenny! Che cosa fanno quei cadaveri? Avete niente, ma dove sei tu? I siciliani sono 106, fanno vero! Capisci, ma così come sai? A servare ma lì di squadra di doccia, capisci? Bravo! Oppure per esempio per mandare una bella torta, una cassata... I siciliani così sono, a rovelli e a rocelli! È capace che a te di squadra di doccia meglio, a me mi manca mica due! Ma non parlo quante notte ti la mette dentro! Che tu lo vai a mangiare, tu e salti in aria! E dici che tengo diabete schifica a noi, come si può? Oppure per esempio, mi mandano un bel mazzo di fiori. Allora, tu sei un bel mazzo di fiori che tu dici, oh ma che bei fiori, oh ma che bei fiori, vai a picchiare un bigliettino, tu e salti in aria! Come vai? E poi la cosa non dovrebbe neanche essere tanto difficile. Perché? Come? Ma signora cristiana è facile, Carmelo. E stiamo a sentire, Nanni. Perché la persona che bisogna ammazzare alloggia dentro a questa pensione. La casa nostra! Appunto. E chi è questa persona? Ve lo dico. E certo che ce l'ha ricevuto. Lo volete sapere? Si è frate, ma Peppino uccidì, non ti preoccupare. Va bene, no, ve lo dico. E certo che pure pensate. Lince, no. È un fetoso di attore. Attore? Un macchettista da 3 soldi. Come ricco? Non fai tu soprannuto che si chiama... Luigi Giacomo! In arte Gino Dolè! Madonna, perché non mi hanno scritto attenzione? Gennaro, da via sta fotografia, dai. È una bella signora con due bambini. Bravo, sai che sono quelle due puttanette, là. A mamma è la puttanetta. No, due figli, due picciottette, no. E chi sono? Sono le figlie di Giacone. Umanoni, che si due sui chiacconcelli, capito? Hai capito? Sto fetoso lo sai che figlio. E che niente fa se non vuoi in America? Però per una femmina idolo americano. La sedusse senza sapere che era nipote di un grande boss. Ci fece due figli. Poi si mise sopra il reno qua e se ne scappò qua in Italia, hai capito? Ma di tacchiacconi, la gente! E ho Lucca, è troppo importante! Mi sia felice, se su Lucca, finiscilo, fammi che dici! Ma che sta firma, era una che non ci faceva passare la mosca sotto un anno! Mi dai, sta facendo passare la mosca sotto un anno! La mangiava prima! Sì. E allora se ne volse lo zio, un boss americano famosissimo, un certo Santa Maria, che prese e telefonò in Sicilia a un compagno suo, un certo Pippo Bosanto. Che fece un paio d'anni di ricerca, tu trovai lo stufetuso, sapeva che stava qua e domandò paterno, capista adesso? E capite giornale, Santa Maria chiamai allo santo e ci mandai a paterno. È una mafia di chiesa. Carmè, quando vuoi sapere che il disgraziato con quel suo look eccezionale ha sedotto pure la figlia nostra. La puttanetta! Non era puttanetta! Visto la patata da così! Ma sette figli che era una rosa! Un ciglio! La patata da una carciofola di parole, capito? Oh, amici, io non ci torno su questa cosa, ve l'ho detto tanto per dire, perché soprattutto voi non ci avete proprio la faccia, è chiaro? Almeno io avevo guarda, credi che io facesse pure, ma... Ma se il diavolo però ti dovesse tentare, non basta che a me mi fai un genere, capito?